proprio la famiglia nata dal matrimonio genera legami fecondi, che risultano l'antidoto più efficace all'individualismo dilagante. Tuttavia, nel cammino dell'amore coniugale e della vita familiare ci sono situazioni che richiedono scelte ardue da compiere con rettitudine. Nella realtà domestica a volte si presentano nodi concreti da affrontare con coscienza prudente da parte di ciascuno. È importante che gli sposi, i genitori, non siano lasciati soli, ma accompagnati nell'impegno di applicare il Vangelo nella concretezza della vita. D'altra parte, sappiamo bene che siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle.